grandi sforzi anche quest'anno siamo riusciti a preparare un festival di qualità, un festival che si pone senza dubbio forse come rassegna estiva musicale, forse tra le più importanti che ci sono in Abruzzo. Sicuramente per quello che riguarda il genere di musica, cioè il jazz, qualità di varietà di musica e di novità che propone ogni anno. Infatti noi ogni anno facciamo delle ricerche, degli studi per cercare di proporre nuove realtà, nuove contaminazioni musicali. Sarà presente in questo anno la Tunisia come paese del nostro Mediterraneo, con la sua cultura, la sua musica, le sue tradizioni. Il nostro progetto finale è quello di arrivare a un festival grande che racchiuda, che comprenda tutti i paesi montani. Non per questo l'abbiamo chiamato Montagne in Jazz, ma l'attenzione che ci è stata rivolta, e noi ringraziamo la sovrintendenza dei beni culturali, la quale ci ha chiamato per portare un affetto del nostro festival nell'abbazia celestiniana. Quando siamo stati chiamati per questo progetto ci siamo rivolti al comune di Sulmona, il quale sin dall'inizio ha accettato volentieri di grande entusiasmo questa idea e infatti ha contribuito alla realizzazione di questo progetto. Ma diciamo, sponsor principale di questa iniziativa è stata la Cassa di Risparmio, al quale va il nostro ringraziamento. C'è un motivo di vanto da parte non solo della città di Sulmona, ma del territorio stesso, come dicevo qualche attimo fa, perché per la prima volta abbiamo, insieme con la collaborazione della sovrintendenza, come diceva prima il Presidente, abbiamo aperto l'Abbazia Celestiniana a un grande evento che sarà la sera dell'8 agosto. Perché quella sera credo che sarà una serata particolare, in cui c'è la grande rappresentanza musicale del jazz di livello nazionale e oltre, ma credo che questo, io lo definisco, questa cocktail di musica tra sinfonia e jazz, un esperimento molto molto importante. Così ha accolto con grande entusiasmo questa famosa serata dell'8 agosto, senza togliere poi alle grandi tutte le serate che sono nel cartellone, che sono di una importanza veramente straordinaria. Questa è una realtà che dovrà sicuramente portare domani a uno sbocco non solo regionale, ma io direi nazionale. Se riusciamo a fare tutto questo, noi abbiamo dato un contributo non solo sotto l'aspetto culturale e musicale, ma abbiamo dato anche un contributo a tutto il territorio. Noi abbiamo due serate a Pettorano sul Gizio. La serata del 9 agosto, l'Henry Franco Quartet, e il mercoledì 10 agosto con Carmine Averi e Raffaele Pallozzi. Sono due band ad alta levatura nazionale. Quest'anno è stata colta al volo l'occasione dell'abbazia per entrare nel cuore del Parco della Maiella. L'abbazia è la sede ufficiale del Parco della Maiella. La provincia, la regione devono investire di più, perché sono manifestazioni che portano il territorio al di fuori della regione. Sono manifestazioni che portano l'Abruzzo e la Valle Peligna al di fuori della nazione. Allora, io dovrei spiegare in poche parole perché la banca che rappresenta ha deciso di sostenere questa iniziativa. È un progetto multiculturale, ma non è un progetto multiculturale nel senso che verrà la rappresentanza tunisina, come sono venuti gli argentini, i brasiliani, eccetera, eccetera. È un progetto multiculturale perché, lo diceva il sindaco, investe il territorio. Le manifestazioni si svolgeranno a Introdacqua, Sulmona e Pettorano. È un bel meccanismo, è un bel meccanismo che funziona, che potrebbe funzionare. Al di là delle grandi parole che sentiamo, è su queste cose che ci si impegna. E per questo poi la mia banca sceglie di affiancare queste iniziative, perché è un progetto che investe tutto il territorio, che valorizza un bene, è stato ribadito più volte, che può essere al centro di una serie di attività. Questo è il motivo che poi ci spinge a sostenere questa iniziativa, perché saranno motori per l'economia. Guarda, compie quest'anno 5 anni. Poiché abbiamo partecipato fino alla prima edizione, un festival che è stato impostato come una manifestazione soprattutto
qualità, quindi senza necessariamente puntare a grossi numeri, ma puntando alla qualità degli artisti e della musica che fa parte di questo. A distanza di 5 anni credo che il bilancio sia particolarmente positivo, visto il successo sempre crescente che questo festival ha avuto nel corso degli anni. C'è anche constatare che da una iniziale vocazione che era solo ad Improdacco, man mano questo festival ha iniziato a dislocarsi anche nel territorio della Valle di Ligno. Verosimilmente nei prossimi anni sarà possibile coinvolgere anche altri paesi, ed è un coinvolgimento che fa piacere, perché purtroppo spesso parliamo di territori, però non riusciamo mai a quagliare quelle che sono i nostri obiettivi, quelle che sono le nostre priorità, non solo ovviamente in campo culturale, ma un po' tutte le questioni che riguardano i comuni. Questo festival che è partito con certi presupposti, oggi ha un respiro non solo e non tanto nazionale, ma addirittura internazionale, se è vero o non è vero che da qualche anno coinvolge anche rappresentative estere di straordinaria importanza e di straordinaria qualità. Uno degli eventi sui quali tutti quanti, tutte le istituzioni, e mi fa piacere che ci sia anche un operatore economico del nostro territorio che possa credere e possa continuare a credere anche nel futuro in questa manifestazione. Sulmona oggi offre un panorama culturale, soprattutto per quanto riguarda le emergenze storiche e quindi l'abbazia celestiniana, di grande rilievo. Solo così noi possiamo avere una cultura che si viene a spalmare su tutta la valle Peligna e quindi avere importanza tale da affermare un concetto importantissimo, che nella nostra valle si fanno cose estremamente serie, quindi come appunto la manifestazione del jazz che coinvolge e raccorda i vari paesi della Valle Peligna. E ora quindi che anche la stessa regione, io ripeto questo concetto perché è importantissimo, la stessa regione e la stessa provincia abbia un'attenzione particolare a questa manifestazione, perché attraverso questa manifestazione si ha la possibilità di conoscere realmente il nostro territorio con le proprie ricchezze. La prima serata sarà venerdì 5 agosto, aprirà il concerto della Banda Osiris, l'orchestra Siamo Note della Scuola Popolare di Musica. Seguirà comunque questa Siamo Noti Orchestra, la Banda Osiris, con il concerto Fuori Tempo. Li conoscete tutti da Parla con me, li conoscete per le collaborazioni con Stefano Bollani che abbiamo invitato l'anno scorso e quest'anno finalmente saranno sul palco di Montagna in Jazz. L'evento successivo, come potete vedere dal calendario che spero abbiate, si svolgerà, come è stato ribadito tante volte, all'Abbazia del Santo Spirito a Morrone. E ci sarà, come è stato anche ribadito tante volte, il concerto della AI Orchestra con Fabrizio Grosso, Claudio Filippini, Rosario Buonaccorso e Lorenzo Ucci. Molti di questi musicisti sono già venuti a Montagna in Jazz, li conosciamo, altri sono meno conosciuti. La novità questa volta è che non si suonerà soltanto jazz, ma ci sarà questo cocktail, come ha detto l'assessore, una parola bellissima, di musica classica da film e jazz appunto. Seguiranno gli eventi a Pittorano sul Gizio, Larry Franco Quartet con Baby D'Amato, che anche lui lo conoscete, è stato sul palco di Montagna in Jazz, una preziosa. L'evento di mercoledì 10 agosto, il concerto di Carmine Ghiarmieri con Raffaele Pallozzi, Edmondo Di Giovanni Antonio, Bruno Marcozzi e Quartet. Anticiperà questo concerto un concerto-conferenza di Alberico Di Meo, che presenterà la storia del jazz classico attraverso il pianoforte. Seguirà l'evento dell'11 agosto, di nuovo all'Introdacqua, un evento che sta riscontrando un grandissimo successo, abbiamo già venduto numerosi biglietti in prevendita. Si tratta di un incontro di jazz. Finalmente, dopo tanti anni, Gino Paoli si è deciso a registrare questo CD bellissimo e lo porterà e porterà, diciamo, questo progetto dentro d'acqua insieme a Flavio Boltro, che ormai è un veterano di Montagna in Jazz, Danilo Rea, Rosario Buonaccorso e Roberto Gatto. Il 12 agosto Montagna in Jazz diventa internazionale, sarà finalmente Night in Tunisia, la festa tunisina con il
famosissimo per chi è interessato al genere, Fausi Kekili. Si tratterà di un evento a tutto tondo, quindi non soltanto di un concerto, ma ci saranno altre attività collaterali, quindi la cena a base di couscous e shawarma, e ci sarà il souk con la medina, l'apertura di un caffè, i disegni a denne, insomma, sulle mani di chi vorrà, diciamo, prendere parte, sì, musica, quindi ci saranno spettacoli orientali, non soltanto tunisini, a prescindere dal concerto che poi sarà l'evento principale della serata. E per concludere, con la lunga notte di Montagne in Gerze e la notte bianca, che sarà anticipata dal concerto di Daniele Sepe con la Brigata Internazionale. Non so se conoscete Daniele Sepe, è un personaggio un po' particolare. Lui si definisce un anarchico e porta sul palco i più poveri del mondo. I suoi musicisti sono africani, rumeni, cubani, vengono da più o meno tutta l'America Latina. E lui dice: noi suoniamo col sorriso anche se non c'è niente da sorridere, lo facciamo un po' a sfregio, per dispetto. Come ormai è consuetudine, tutte le serate saranno accompagnate da eventi e il famoso jazz and dinner che si ripete ormai da 5 anni, curato dall'Associazione Futura. Tra gli eventi collaterali ho dimenticato di citare l'evento Coloring Jazz, che sarà avviato dal venerdì 12 agosto e sarà curato dal signor Fabrizio Gianmarco. Si tratta di un corso di fotografia, anzi di reportage fotografico e anche di elaborazione multimediale delle fotografie e delle immagini. E nel programma poi sarà distribuito.